Oggi, martedì 23 maggio, in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, si sono svolte celebrazioni in tutta la nazione. Anche a Caltagirone, nel piazzale antistante, il Palazzo di Giustizia, autorità civili, militari, istituzionali ed esponenti del mondo giudiziario hanno ricordato quegli attimi tragici. Per questa città, il 23 maggio, ricordare Giovanni Falcone c'è un modo per ribadire come questa città resiste, come questa città è una città nella quale prevale la società civile e l'impegno contro ogni tipo di mafia. Una corona d'alloro è stata deposta ai piedi della stele che ricorda la memoria del giudice Falcone. Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, dottor Giuseppe Verzera, che giusto oggi è stato il suo ultimo giorno di reggenza alla Procura Calatina, che ebbe modo di conoscere il giudice Giovanni Falcone e di incontrarlo in più circostanze, lo ha così ricordato. L'ho visto in occasione dell'omicidio di Livatino, si tenne una assemblea straordinaria a Palermo dopo la sua eliminazione, e poi lo rividi quando venne ucciso Antonio Scopellini. Il magistrato della Procura della Cassazione avrebbe dovuto sostenere l'accusa nel maxi 1 di Palermo, e lui subito capì che l'omicidio di Scopellini era il primo di altri omicidi che avrebbero coinvolto anche lui. Il sindaco Fabio Roccuzzo e il procuratore della Repubblica, il dottor Giuseppe Verzera, hanno deposto in silenzio. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, con il suo presidente Giovanni Russo. Alle mie spalle c'è l'albero che la città di Caltagirone ha voluto dedicare al grande magistrato Giovanni Falcone. Noi come ordine siamo assolutamente tutti presenti, siamo come consiglio, ma ci sono tanti, 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 tanti colleghi avvocati che hanno voluto essere qua stamattina per onorare la memoria di Giovanni Falcone, senza dimenticare che a breve ricorderemo anche Paolo Borsellino. Una giornata, insomma, di legalità, ma anche un momento, un ricordo di quei tragici eventi che macchiarono di sangue la nazione. E per restare in tema di legalità, l'assessore comunale alla legalità, Giuseppe Fiorito. Ricordiamo tutte le vittime delle mafie. Qui non vuole essere solo un momento commemorativo, ma ricordare anche tutte quelle persone che giorno dopo giorno lottano contro la mafia. E noi ci siamo come amministrazione. Le conclusioni le affidiamo a Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, l'altra vittima di mafia, che ha presenziato la manifestazione e preso parte alle iniziative di legalità che l'amministrazione comunale di Caltagirone ha promosso per l'intera giornata di oggi. Tutti questi anni ci sono stati dei depistaggi, ci sono state le mezze verità e soprattutto molti reperti importanti sono scomparsi, sono fatti scomparire apposta. Il processo Borsellino è stato una farsa perché è un processo che praticamente con falsi pentiti, con falsi testimoni, per coprire alcune persone che a livello istituzionale hanno avuto un ruolo in questa strage. Allora stiamo incominciando a capire e a comprendere che finché non viene rotto quel filo che lega ancora le istituzioni alla mafia, non possiamo fare nulla. Ecco, bisogna spezzare questo filo, che sono compromissioni, che sono connivenze, corruzioni e tutto il genere, e tutto il resto. Alla moglie Morvillo e ad ognuno degli agenti della sua scorta, la presenza di Giovanni oggi qui, insieme a migliaia di studenti che hanno sfilato nel corteo fino a raggiungere il parco di Mendoza.